Ciao a tutti, sono Mayhem Mods e oggi parliamo di Black Hawk. Sigla! Ragazzi, bentrovati. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche, condividete i video e seguiteci su Facebook e Instagram. Bene, detto questo, possiamo partire. Questa è una mod Scratch Build, è una mod completamente costruita da zero, dunque non è un case che trovate in commercio. È una mod che è stata sponsorizzata, di conseguenza adesso gli sponsor. Due SSD Crucial BX da 500 GB. Memorie Crucial Ballistics Tactical Tracer RGB 32 GB. Pulsanti e cavi Fobia. Alimentatore Sharkoon Silent Storm Cold Zero 850 W. All-in-One Alpha Cool Ice Bar Light 360. Ventole Alpha Cool Easychrome Aurora RGB. Ice Matrix RGB e Fan Controller. Scheda madre Asus ROG Strix X570F Gaming, sponsorizzata da PC Hunter. Scheda video Radeon Sapphire Pulse 5007 XT. Adesso partiamo con la costruzione del telaio. Ho iniziato a costruire la struttura basandomi su dei listelli d'alluminio tenuti insieme da dei rivetti. Ho curato anche l'angolazione, molto importante, e ho tenuto tutto insieme mettendo anche degli angoli supplementari, delle strutture quadrangolari nel mezzo. Ho limato anche la testa dei rivetti per avere una struttura più liscia possibile. Ho previsto anche lo spazio per l'alimentatore che andrà inserito avanti. Ho aggiunto alla struttura degli elementi in acciaio per renderla più stabile e rigida. Ho riciclato da un vecchio case il tray per la scheda madre e tutta la parte del retro del PC. Costruzione dei pannelli interni e posizionamento LED. Le sagome di cartone mi aiuteranno a calcolare meglio le varie coperture. Inizio a lavorare il pannello di acrilico aiutandomi con il traforo Dremel, ma molto sarà rifinito a lima, a mano. I pannelli sono stati realizzati, adesso si tratta solo di sistemarli al meglio. E verranno tenuti insieme da delle viti, le viti a passo M2. Sono delle brugole esagonali a testa tonda che, oltre fare il loro lavoro, saranno estremamente decorative. Lavorazione del pannello inferiore. Componenti dei pannelli laterali. Creo sull'acrilico delle fantasie a tema ROG, le incido con un vecchio coltello da tavola in acciaio inox modificato apposta per questo scopo. Chiudo con dell'acrilico sagomato il retro del case. Lavorazione di pannelli laterali inferiori. Tutti i pannelli a LED saranno dei sandwich, ovvero saranno tre pannelli di acrilico con in mezzo l'acrilico bianco dove saranno inseriti i LED RGB.
lavorazione di piedini, mi aiuto con una piegatrice autocostruita. Sempre usando dei listelli in alluminio, preparo il bracket per l'alimentatore. Lavorazione del pannello in acrilico che coprirà l'alimentatore. Ho deciso di dividerlo in due parti per facilitarmi il compito durante l'inserimento all'interno del case. Calcolo bene l'ingombro della scheda madre. Creo un pannello a LED con loghi. Questo per nascondere il controller RGB e ventole. Ma per tenerlo ancorato alla struttura ho bisogno di inserire dei supporti filettati. Ho deciso di inserire gli SSD sul pannello esterno, anche questi saranno illuminati a LED. Piedini terminati. Inserimento dei bottoni start e restart sul pannello laterale. Dopo aver trattato e sgrassato tutta la struttura, do una mano di primer. Per le coperture degli SSD che andranno esternamente al case, ho realizzato questi pannellini che ho verniciato precedentemente di grigio. Applicate le grafiche sopra e poi verniciati con del nero. Prove tecniche dei pannelli a LED. Come vedete, la parte centrale è forata e saranno inserite le strisce di LED. LED inseriti, così si può vedere molto bene l'inserimento di queste strisce. Affinché la luce scorra molto bene all'interno del pezzo e gli angoli siano ben visibili, sarà necessario applicare del vinile bianco. Questo permetterà una maggiore diffusione della luce. E questo è il risultato. Verniciatura dei pannelli e inserimento delle griglie a nido d'ape. Per il pannello frontale e il pannello superiore è stesso principio, solo che qui i pannelli saranno due, uno di base che conterrà i LED da 4 mm e quello di copertura da 2 mm. Coperture a LED degli SSD. Ho creato un pannello angolare, quello che andrà sul fronte del case, sempre a LED. Pannello interno a LED RGB con logo illuminato. Assemblaggio finale. Una volta completate tutte le coperture a LED, adesso è il turno dell'assemblaggio hardware. Radiatore della Deepcool applico 6 ventole, 3 in entrata e 3 in uscita. Questo aiuterà ad avere un grandissimo flusso d'aria e raffreddare più rapidamente. È l'ora di installare anche l'Ace Matrix di AlphaCool, che permette tramite app di controllare le luci RGB e la velocità delle ventole. Poteva ovviamente mancare un copri scheda video rigorosamente a LED,
Per fare questo ho sempre usato acrilico da 4 mm per la diffusione delle strisce LED e un acrilico da 2 mm per la copertura. Questo aiuterà a rendere tutto più leggero. E adesso, video finale. Thank you.
Bene, per questo appuntamento è tutto, vi aspetto nei commenti, postate anche delle domande se volete e soprattutto condividete il video. Grazie, alla prossima. Ciao!